Di Radio Eco, ma buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Tech.eco, il salotto tecnologico di Radio Eco. Io sono Pietro Tempesti, oggi qui da solo per seguire insieme a voi il Nintendo Direct dedicato a Zelda Tears of the Kingdom. Sarà alle 16 di oggi pomeriggio, quindi tra una quindicina di minuti. Ma prima di iniziare vi ricordo che tutto quello che facciamo voi lo trovate sui nostri social, che trovate qua, ovvero Instagram e TikTok, Radio Eco underscore Unip. Trovate anche il nostro canale YouTube, dove ritroverete questa diretta dopo che l'avrete vista qui con noi, su Radio Eco Unip in caps lock, urlato, perché è bene sentire, dove vedremo tutte le nostre cose. Un grande applauso per i nostri social media. Ancora, perché non si è sentito. Ecco qua. Ok, adesso mettiamo la musica a un volume sopportabile. Ma quindi, cosa facciamo in questo quarto d'ora di attesa di quello che sarà il Nintendo Direct del 2023 numero 2? Il primo Nintendo Direct è stato l'8 febbraio. Abbiamo visto qualcosa di nuovo rispetto a uno Zelda Tears of the Kingdom annunciato ormai 4 anni fa, nel 2019, alle 3 del 2019, cosa che Nintendo non fa più. Le 3 non lo fanno più tante case, ne parleremo magari in futuro. Cosa ci aspetta? Cosa è successo? Annunciato nel 2019 per il 2021-22 senza una data, riannunciato nel 2021 per il 2022 con il primo trailer. Forse no,
Ce l'ho qua, tanto adesso lo andiamo a vedere. Il primo trailer di Zelda Tears of the Kingdom l'abbiamo visto nel 2021, mi sembra fine 2021 o inizio 2022, per la fine del 2022. Scomparse le notizie, il gioco è stato rimandato a fine 2022. È stato rimandato poi al 12 maggio, al 13 maggio del 2023, è la data che attualmente è la data di uscita del gioco. Ancora non ci sono notizie di ulteriori posticipi. Diciamo che arrivati a marzo con il trailer, con il Nintendo Direct di oggi, la vedo dura che ci saranno ulteriori posticipi. Ci sono due trailer di questo gioco che adesso andremo a vedere insieme prima di assistere allo Zelda Direct di oggi. Nello Zelda Direct abbiamo visto nella copertina Eiji Aonuma, che è il responsabile di The Legend of Zelda. È sempre stato presente quando si è trattato di annunciare giochi di Zelda, e in particolare quando si è trattato di annunciare Zelda Tears of the Kingdom. Vedremo cosa presenteranno. Bolle in pentola, oltre a qualche dettaglietto in più sulla Limited, che però è stata già annunciata. Bolle in pentola anche l'annuncio di una famosa Switch OLED brandizzata The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vediamo cosa succederà, perché tra l'altro un leak di Pokémon Scarlatto e Violetto ha in realtà presentato la possibilità di vedere Switch 2 alla fine di quest'anno o all'inizio dell'anno prossimo, con un rimando del DLC. Ma non dilunghiamoci troppo in quisquilie, io vi preparo il primo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qua da vederci insieme. Eccolo qua. Abbassiamo il volume della musica di sottofondo. Alzo il volume, questo qua, quello che sarà poi dell'output del trailer, e a voi il primo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ci guardiamo il primo, ci guardiamo il secondo e poi ci guardiamo il direct. Via. Ditemi come sentite, che sono qua che posso aggiustare al volo. Io mi rimpicciolisco un po', perché secondo me, ecco qua, merita di più vedere il trailer. Ottimo, grazie Vito. Come vedete, questo è stato il trailer con il primo vero trailer con la data di lancio ufficiale. Adesso passiamo direttamente al secondo trailer. Un breve commento rispetto a questo trailer: abbiamo visto per la prima volta la grande dinamicità e questo mondo su due piani che c'era già stato un po' presentato anche per il lancio del gioco in concomitanza con Skyward Sword, che riprendeva il mondo di Oltrenuvola, quindi Skyloft sopra il cielo, e in questo gioco sembra essere ripresente, e soprattutto sembrano essere presenti viaggi nel tempo, o comunque due livelli temporali diversi. Io penso che oggi sapremo qualcosa di più. Andiamo a vedere quello che però è il secondo trailer più bello della storia, secondo solo al primo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Forse oggi vedremo qualcosa di meglio. Matte, io penso che sia impossibile che Zelda floppi. Io credo che non sia possibile. Poi flop, cioè Scarlatto e Violetto, gioco di merda, l'abbiamo detto tante volte, è penso il gioco più venduto per la Switch in 3 mesi, quindi per loro non è un flop, è un flop per chi gioca. Ma andiamo a vedere il secondo trailer.
Avanzate, creature dell'ombra. Usate il potere che vi ho donato. Spazzate via chiunque osi opporsi al mio volere. Massacrateli senza pietà! Temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Ti prego, donagli il tuo potere. Secondo che ero mutato. Allora, questo secondo trailer è, ripeto, un trailer di trama, un trailer che ci darà tante notizie sicuramente e che dopo che avremo giocato ci darà tantissime informazioni in più. Allora, io guardo se è uscito il Nintendo Direct. Sì. Ok, forse è uscito. No, vedo tanti live stream tipo il nostro, ma non vedo ancora il Nintendo Direct. Aiuto! Rosso Diretto si è finalmente iscritto al canale, sosteniamo... Oh, con Prime! Giusto, sosteniamo i piccoli canali. Ottavo mese per Rosso Diretto, che è nato un mese fa. Ottimo lavoro! Sto cercando, ora voi non lo vedete perché lo sto cercando qua sul computer, lo streaming del Nintendo Direct. Secondo me non uscirà lo streaming, ma metteranno direttamente il video. E comunque andiamo ad aspettare questo momento insieme. Poi quando uscirà il video ve lo metterò. Il Nintendo Direct, il gioco, intanto non sarà un flop perché solo il trailer. Ora non vado a prendere un trailer di Scarlatto e Violetto perché mi sembra di sparare sulla Croce Rossa un gameplay. Però in questo trailer si vedono dei miglioramenti rispetto a Breath of the Wild. Rispetto a Breath of the Wild vuol dire che, cioè, stiamo parlando del massimo potenziale della Switch. Io mi aspetto una cosa più su una, parlando del discorso tecnico, mi aspetto di più un gioco che sulla Switch normale e OLED avrà dei problemi, sulla Switch Pro andrà a brezza. Però c'è da dire che questo gioco uscirà con 6 mesi di anticipo minimo rispetto alla Switch Pro, forse anche 9, quando probabilmente saranno i DLC di questo gioco ad uscire insieme a Switch Pro, perché ipotizzo che Tears of the Kingdom avrà dei DLC. Io nel frattempo, scusatemi se ogni tanto mi distrago, ma sto cercando lo streaming. Avrà sicuramente dei DLC, e quei DLC usciranno con Switch Pro. E a quel punto cosa ci sarà? Una patch next gen? Oppure avremo un gioco che forse sarà un pochino meno matto sulla console di attuale generazione e vedremo il suo massimo potenziale di là? Non è nello stile Nintendo. Non è nello stile Nintendo. Io credo che tanto ci sarà una patch next gen quando uscirà il gioco, che sarà insieme ai DLC. Quindi chi comprerà la nuova console avrà la versione alla massima potenza di Zelda Tears of the Kingdom. Mentre chi comprerà insieme ai DLC, chi non comprerà i DLC, invece chi avrà i DLC
avrà sia la massima potenza sia chiaramente i contenuti aggiuntivi. Questo riguardo appunto quel leak che era uscito rispetto a Cyberpunk Vibes. Per me no, perché cioè non è possibile. Cioè, secondo me Nintendo non te lo fa uscire un gioco che non funziona. Te lo dico proprio sinceramente. Uno Zelda che non funziona. Pokémon sono anni che non funziona. I first party di Nintendo che non andavano sulle loro console, io non me le ricordo. Cioè, proprio a livello tecnico, non mi viene in mente un gioco di Nintendo che fosse dannoso a livello grafico, visivo. Gioco che non funziona, ci sono in tutti i franchise di Nintendo. Ci sono dei Super Mario peggio di altri, ci sono dei Zelda peggio di altri, ci sono degli Xenoblade peggio di altri, eccetera eccetera eccetera, Metroid peggio di altri. Giochi che non funzionano a livello tecnico Nintendo sulle proprie console, non ce li ho mai visti. Allora, o non c'è su Nintendo Italia, adesso cominciano a essere le 3:59, mi sembra strano che non ci sia niente, oppure lo shadow droppano alle 4, quindi sarà un video montato, nemmeno in Premiere. Deluso. Non penso sia mai uscito un gioco Nintendo esplicitamente rotto, a parte, va bene, i glitch dei vari Mario 3D, ma lì stiamo parlando di glitch che a primo li devi andare a cercare col lanternino. Vabbè, Pokémon tecnicamente è un second party, perché Game Freak è uno studio separato e Nintendo è l'editore e basta. Quindi first party perché è esclusiva di Nintendo, ma tecnicamente è un... Allora, sono le 16, io su Nintendo Italia non lo vedo. O lo sto cercando male? Segnalatemi se lo vedete da qualche altra parte, però non vedo, per dire, nemmeno in diretta il canale Nintendo of America. Andiamo un po' su... Nintendo. Continuerò a cercarlo. Ok. Nintendo of America. Video shorts dal vivo. Ma ho sbagliato data. Sì, fanno vedere solo Zelda in questo direct qui. Ma io ho sbagliato data, sono rincoglionito più di quanto previsto dalla legge. Cioè dovrebbe essere oggi alle 4. Ricontrollo i canali. Nintendo Italia, lo sto cercando un secondino su YouTube, eh? Soltanto per capire se hanno scritto qualcosa che mi sono perso. 28 marzo è oggi. 28 marzo alle 16. Appuntamento sul nostro canale YouTube. Amici, io sono qui. Venite all'appuntamento voi. Sì, fanno vedere comunque solo Zelda. Cioè, penso siano 10 minuti di Zelda. Io continuo a non vedere. A parte che è Nintendo America. Torniamo su Nintendo Italia. Ma non penso cambia la situazione. Ci sta che sia uno shadow drop e di conseguenza venga rilasciato con qualche minuto di ritardo. Animal Crossing, amici. The Legend of Zelda, c'è nulla. Ma io aggiorno qui la pagina. Se date un'occhiata a giro, se lo vedete, io continuo a non vederlo, però non vedo live niente, do un'occhiata veloce su Twitch, se sono io che non lo trovo, sì. Io penso che facciano uscire una premiere, cioè a questo punto penso facciano uscire un video, perché anche la premiere sarebbe già uscita, però allora... Un secondino, vi davo l'audio del computer. Ok, no, la gente lo vede. Quindi sono io che non lo vedo. Oh, bene. Forse è su Twitch di Nintendo.
Che non penso abbia un Twitch, tra l'altro, Nintendo. Sì, c'è un Twitch, ma non è live. Che ridere. Allora, ho visto che c'è chi lo vede, non noi. Forse è uscito prima su Nintendo JP. Strano. Strano, strano. Io li aggiorno, ma non è normale questa cosa. Non è normale. Ah, oh, eccolo, ok. È un video. 13 minuti e 45, ora ci siamo. Un secondo. Ho sbagliato, eccoci. Un secondo, alzo il volume. Cos'è? Cosa c'è di aperto che fa rumore? Cosa ha alzato? Non c'ho aperto questa pagina qui. Ok. Pronti? Via. Minasan, konnichiwa. Ditemi come lo sentite. シリーズプロデューサーの青沼です。エイジアノウマ、プロデューサーのディゼルダ。Iniziamo con un annuncio. Tears of the Kingdom. Lo sviluppo è terminato. Ah, quindi spostano la data di uscita. 本当にお待たせしました。これまでにこのゲームを楽しみにしてくれている皆さんには、secondo me spostano la data di uscita. 映像をご覧いただいてきました。今回はほんの少しではありますが、実際に私がプレイしながら。このゲームがどんなゲームなのかを皆さんに per darvi un'idea di cosa vi attende, quindi lo sviluppo è terminato e iniziamo. Ok, mi aspettiamo. Sì, il tizio parla sushi ed è normale. Ok, siamo in rule. Ok, il gioco sarà totalmente tutto in italiano. La grafica riprende molto fedelmente quella di Zelda Breath of the Wild, però ci sono già dei miglioramenti in generale agli shader. Quindi il mondo di Hyrule ha anche il cielo, ok. Quindi quelle lassù sono isole celesti. Nome ufficiale delle isole lassù. Ok, quei piccioni c'erano già. Okay, come ne possiamo raggiungere? Qualcosa sta accadendo nel cielo. Ok, per ora vedo una meccanica simile, per non dire uguale, a quelle di Zelda. Allora, vedo un nuovo tasto. Rewind. Allora, questo potere si chiama Reverto e riavvolge i movimenti del mangiotto. L'abbiamo visto in qualche trailer. Okay. Come vedete, il potere si attiva con il tasto, credo sia L, in alto a sinistra. Diversi modi, tra l'altro c'è un qualcosa di enorme. Ok, ci siamo spostati su un'isola più grande, io penso sia quello che c'era nei trailer. Come vedete adesso si è sbloccato un potere strano lì in alto a sinistra nella barra di L. Okay. Raccoglimento degli oggetti. Questo, il motore grafico è lo stesso di Breath of the Wild, chiaramente sono passati 6 anni e migliorato. Ok, c'è un nemico. È un golem, un nuovo tipo di nemico. Carica Zonai, quindi è confermato, questa è una grande notizia, è confermato che i nemici di questo gioco, i nostri amici di questo gioco, sono gli Zonai. Ok,
こうすると、okay. はい、くっつけることができるんです。コンビナートラムラロッチャ、okay. これがスクラビルドといって、コンポジトルつけて新たな効果の武器を生み出すことができるんです。このオリジナルの武器でまたゴーレムに挑んでみましょう。今度は2体いますね、はい、よあおお倒しましたね。はい、攻撃力上がってますね。さあやった、はい、さっきはね枝が壊れてしまいましたが武器の耐久力も増してますね、okay. これを発展させていくとアイデア次第で実にいろんなことができるんです。アンコラのカリカじゃない。武器同士も組み合わせられるので、si possono combinare anche due armi, quindi il bastone, che immagino, con il forcone, okay. aumenta la radiazione dell'arma, tra l'altro penso che aumenti anche l'attacco. 敵に接近することなく遠距離から攻撃ができます。弓矢もですね、持ってる素材をくっつけて飛ばすことができるんです。例えばこの葉っぱとか、ね、これをくっつけて飛ばすこともできますね、こういったですね氷系の素材、これをねつけて飛ばすと、はい、遠くの敵も凍ってくれて、okay. questo è molto interessante、はい、perché ci permette di creare frecce di fuoco, frecce di ghiaccio a partire non più solo da non più dalla base, non più da, cioè, ottenendo solo le frecce di ghiaccio, ma andando direttamente alle frecce di ghiaccio. Tra l'altro si è visto un secondino qua nel grafico, in grafica. Ok, il Kisaibol, che tra l'altro è un oggetto che, se non sbaglio, si ottiene anche normalmente. Quindi combinando il Kisaibol si ottiene quell'effetto che si vedeva nell'altro trailer, quello della automira. Cavolo, questo è veramente comodo per quei nemici che si muovono velocemente. Ho combinato un fungo con lo scudo. Tra l'altro vi faccio notare come il Link sia diverso da prima. È Link perché non è Zelda, decisamente. Una delle cose più chiacchierate di questo gioco è la possibilità di giocare con Zelda. Però questo è Link. Ma il suo aspetto è molto diverso. Non ci ho fatto caso, ci faremo caso dopo insieme. Qua niente, dice che col Compositor possiamo ottenere armi potenti anche dagli oggetti più deboli, senza dover sconfiggere nemici particolarmente potenti, scusate. Ok, vediamo un po', possiamo fare dei fiumi. Tra l'altro quello che volevo dire prima è che l'aspetto di Link mi sa che sarà diverso tra Isola Celeste e Isola e giù su Hyrule. C'è questa meccanica di cambio tempo che dobbiamo capire. Secondo me non so se la riusciremo a capire oggi, se oggi sarà concentrato sul gameplay, vedremo andando avanti. Qua Anuma sta continuando a spiegare il Compositor. E poi abbiamo questo nuovo potere che è l'Ultramano. Ok. E questi probabilmente saranno i poteri che ci permetteranno di creare quegli speciali oggetti volanti, naviganti, motorizzati che abbiamo visto nei trailer. Qua abbiamo creato la zattera e là c'è un'elica. Quindi questi poteri aumentano la possibilità di crafting. Ok, qua fa pick up. Come vedete questo oggetto ha una batteria. Ok, interessantissimo. Cioè, veramente interessante come funzionano questi oggetti, come li stanno combinando, si potrà ruotare. Che figata. Questo era forse il modo più intelligente per espandere
il mondo di gioco di Zelda che già era... Vi sposto un pochino più giù la mia grafica, ci ho fatto caso ora che vi copro i nomi dei... Vi copro i nomi degli strumenti. Ma dovrei dare meno noia. Ecco, come prevedibile, questi oggetti qui sono quelli che si formano sfruttando... sono cose che si formano utilizzando la ultramano. E questa è una figata pazzesca. Questo gioco vi faccio intendere che questo gioco collab Zelda per Minecraft. Ok. Questo l'avevamo visto in qualche trailer. Questo è l'ascensus. Ok. Ok, alcune restrizioni, giustamente. Adesso probabilmente proverà a usarlo in questa grotta. Vediamo un po'. Per arrivare in cima. Qui cosa c'è? Ok, qui entra la meccanica del freddo come era nel precedente gioco. Ok, sono d'accordissimo, cioè questo gioco avrà... avrà una serie di cose. Questa cosa è super interessante, quella che stanno facendo vedere adesso. Anche i nemici potranno sfruttare questa cosa, che fanno delle combo. Spettacolo. Ok, adesso torniamo di là e andiamo a vedere. Questo è Skyward Sword. Questo è Skyward Sword. Non riesco a capire, più o meno mi sembra che la dimensione di Rule sia la stessa di prima. Ok, scelta una destinazione, ci possiamo buttare di sotto per accelerare i tempi. Ci tuffiamo nel fiume così non dobbiamo aprire la glide. E adesso quando esce dall'acqua osserviamo se i suoi abiti sono cambiati. No, sono gli stessi di prima. Già finito? Io credo che non ci saranno particolari limitazioni. Penso che ci siano delle cose che non vedremo nemmeno. Allora, non ho guardato il tempo residuo. Per oggi è tutto, grazie dell'attenzione. Vediamo un po' se c'è tempo per un trailerino. Di dubito. Quindi questo era un trailer gameplay. Gameplay trailer. In che senso è spiegato il motivo dello schifo di Scarlatto e Violetto? Ok, ora annunciano la Limited OLED. Guardiamo se è quella che era leakata. Ok, c'è un minimo di trailer. In realtà sono immagini prese da altri momenti di altri trailer. Bella. Bella speciale, bellissima. E la cosa bella è che la stessa Switch OLED Matte, il Pro lo prendo. Pro così è mio. Pro è così è mio. Ok, abbiamo visto il video.
Ora, se mi date un secondo, rifletto se quando riguardarlo, se e come. Un attimo che rimetto la grafica. Ok, allora, qui a regola si alza il volume, dovrebbe tornare il tappetino. Ok, allora, non voglio perdere troppo tempo nell'analisi, perché se no... Niente nuova Switch? No, niente nuova Switch, sarebbe stato difficile vederla oggi. Questo è sicuro, non l'avremmo vista oggi e dubito che la vedremo, ecco. Abbasso leggermente il tappetino, sì. Allora, ci sono tantissime cose da dire, cioè ci potremmo perdere ora la prossima ora. Un pochino di analisi, quindi ora lo rimettiamo passo passo, lo tengo a volume zero e magari tengo il tappetino, perché tanto abbiamo i testi a schermo, e lo metto a volume zero e rimetto i testi a schermo. Datemi un secondo che lo faccio, non faccio il parolaio, ok, un secondo solo, e rimettiamo lo screen capture. Ok, allora ci sono un po' di cose che ha visto, a parte il commento alle nuove meccaniche che secondo me andranno a sostituire quantomeno la tavoletta Shika. Sicuramente andranno a sostituire anche il potere dei capitani, che non sappiamo se in questo gioco, ricordo i capitani, i quattro rappresentanti dei popoli di Zelda, in questo gioco non penso saranno presenti, perché siamo avanti nel tempo rispetto agli eventi di Breath of the Wild, quindi ormai la loro trama si è conclusa. Questo trailer si è concentrato sul gameplay, ma si sono viste degli aspetti interessantissimi a livello di grafica. Allora, partiamo da qua. Allora, il vestito di Link, niente, mi sembrava diverso e invece non è lo stesso. Ok, quindi Link ha quell'aspetto antiquato che si vedeva nei vecchi, in alcuni pezzi dei trailer, quando abbiamo visto che in realtà ci sono dei momenti in cui Link è vestito come sempre, con questa, cioè qui ha questa tunica verde che copre solo metà del suo corpo. Qua c'è questo cenno alle isole celesti, che secondo me sono un richiamo a Breath of the Wild. Io sono convinto che qui ci sarà un ritorno indietro nel tempo, a un momento in cui c'erano le isole celesti, oppure sarà un passaggio successivo al risveglio di Ganon, quello che si vede in diversi trailer, che avviene molto molto dopo, ecco. Allora, qui a prima occhiata vediamo come, a livello di gameplay, faccio un primo stop. Collabora. A livello di grafica vediamo come in realtà... Lo vedete il puntatore? Sì, lo vedete. Allora, vediamo come ci sia sul tasto L, che non mi ricordo se era quello già mappato anche per i poteri di Link della tavoletta Shika, mi sembra di sì. Abbiamo qua i nuovi poteri del braccio, perché questi poteri derivano sicuramente dal braccio e dobbiamo capire poi come verranno attivati, in che senso verranno attivati. Qua vediamo sugli strumenti, quindi strumenti che saranno in prima funzione, mentre qua prima c'era la scelta dei poteri di Link, appunto, riguardo a... Ecco, volevo fare una cosa per vederlo più grande di qua sul computer. Vediamo che qua invece ci sono i normali tasti, mentre c'erano gli strumenti che prima non erano accessibili direttamente. Quindi potremo fare delle cose in più degli strumenti, sicuramente anche le combinazioni. Il resto della schermata è rimasta identica a Breath of the Wild. Quindi con qua la stamina e qua il sensore dei rumori, la temperatura, con le indicazioni di quando si avrà caldo, quando si avrà freddo perderemo vita, l'avanzamento del tempo... Tra l'altro la minimappa che rimane la stessa, col segnalino di dov'è il nostro cavallo. Nello specifico qui abbiamo visto Epona, ma penso che rimarrà la meccanica degli stallaggi del gioco precedente. Andando avanti, vediamo il primo aspetto veramente interessante. Quindi si attiva Rewind, Reverto. Lo possiamo stoppare quando vogliamo. E quindi c'è questo primo potere di manipolazione temporale. Ripeto, secondo me la manipolazione temporale sarà l'aspetto più importante di questo gioco. Qua saliamo, vediamo diverse isole interessanti. Non mi sembra di aver visto, sto facendo caso se vedo qualcosa che mi
tipo questa cosa qua mi ricorda tantissimo, il tipo di punta di questa cosa qua mi ricorda tantissimo l'isola che poi precipita in Skyward Sword e va a coprire la buca dove si trova il recluso, dove si trova Demise. Ma andando avanti, tra l'altro, questo secondo me sarà un oggetto ampiamente personalizzabile. E fermi tutti, fermi tutti, l'avevo visto prima in un frame. Qua si vede subito volare uno dei draghi presenti anche in, in Breath of the Wild. Uno dei draghi Farore di Firone, Holdin e Ranel, o la Nairu, non so chi ci sarà in questo gioco. A parte che la Nairu dovrebbe essere la traduzione di Ranel. Comunque vediamo che il drago c'è e vola nel cielo, e quindi, come era colpibile nei giochi precedenti, sarà colpibile anche da qui. Quindi queste mappe celesti sono molto particolari, ripeto. C'è un'altra cosa che volevo far vedere qui, e penso che sarà il tema della prossima puntata di Tech.eco. Faremo questa analisi un pochino più approfondita, me la preparo per bene. Ora vediamo velocemente le prime cose che mi vengono in mente. Ma qui, nel punto di atterraggio, si vede... sta andando? No, non sta andando. No, volevo andare qua. Questa testa... un pelo più indietro. Ok, questa testa di serpente qua... prossima puntata vi porto di nuovo la Switch e guarderemo attentamente queste teste qua, perché vi porterò proprio dove c'è il Tempio degli Zonai, che è una mappa di Zelda Breath of the Wild, questo popolo degli Zonai di cui non si parla quasi mai, c'è solo questo tempio, e lo andremo a vedere, per vedere se riusciremo a scoprire qualche altro collegamento. Perché penso che sia legato agli Zonai, ve lo dico subito, quando andiamo a vedere il combattimento con il nostro nemico. Qua vediamo l'utilizzo di Compositor, quando Link va a prendere gli oggetti, le armi, questi è rimasto uguale, questo oggetto qua si chiama Zonai Charge, carica Zonai, quindi penso sia l'equivalente del nucleo ancestrale. Vi ricordo che gli oggetti ancestrali erano gli oggetti in Breath of the Wild legati ai poteri Sheikah, alla base del gioco, quindi alla base della tavoletta Sheikah ancestrale erano i poteri Sheikah. Qui abbiamo un oggetto che si chiama Carica Zonai, legato a questi guardiani, quindi penso che queste isole celesti siano legate agli Zonai, con un potere che ha come colore il verde, e i colori di questi mostri sono molto simili ai colori della mano di Link, perché vi ricordo che tutti i poteri di questo gioco sono legati al braccio di Link, che è quello che si va a rovinare in quello che io penso sia l'inizio del gioco, all'inizio di Breath of the Wild. Comunque è interessante come le meccaniche siano rimaste bene o male le stesse, ma ci sia un'evoluzione incredibile, ed è fantastico che abbiano migliorato il crafting, quindi abbiano reso gli strumenti estremamente più utili, con la possibilità di combinarli e combinare gli oggetti ambientali, quindi andando ad evolvere e andando a risolvere alcuni di quei problemi che erano i principali problemi di Breath of the Wild, problemi, diciamo, alcuni aspetti del gameplay che non funzionavano al 100% e che alcuni hanno trovato frustranti, tipo il poter ottenere armi potenti con difficoltà. Là c'è un altro drago, non so se è quello di prima. Allora, c'era un'altra cosa che volevo vedere, cioè, in realtà un'altra cosa no, però in queste grafiche qui vediamo che ci sono delle strutture veramente grandi. Una era la stessa che abbiamo visto nei trailer. Andiamo un secondo più avanti. Qua rivediamo il funzionamento del compositor e dell'ultramano per creare quei veicoli che abbiamo visto prima, che abbiamo visto anche nei trailer. Vedete, tra l'altro, il simbolo dell'ultramano è una mano enorme,
con la struttura proprio a osso. Altro, questi hanno una batteria, quindi anche utilizzateli con parsimonia. Cosa vediamo? Allora, qui c'è... Che cos'è questo? Scusate. Voglio tornare un pelino indietro. Secondo che mi è impazzito. Ma sono i sottotitoli? Posso colorare i sottotitoli? Ok. Volevo tornare un pelino indietro. Perché c'è un altro nemico qua. Vi faccio vedere questo nemico qua, poi guardiamo velocemente altre cose nel finale. Terma. Bono. Mi è andato avanti. Posso andare leggermente. Ecco. Qua c'è un piccione meccanico con gli stessi colori degli zonai. Non capisco se sia un nemico. Non mi sembra che carichi come un nemico. Quindi non è detto che tutti gli zonai, tutto quello che vediamo con questo potere, sia, diciamo, qualcosa appunto legato a questi zonai. Ma andiamo avanti. Qua dove vediamo del potere e del potenziamento, vediamo questi tempietti. Purtroppo qua non si riesce a vedere bene. No, questo c'è un buco, ok. Ma andiamo velocemente alla grotta. Qua vediamo il potere di ascensione, molto comodo perché ci risparmierà in futuro di fare esplorazioni lunghissime nelle grotte. Andiamo a vedere le grotte. Qui nella grotta c'è un altro di questi, l'altro vicino a un bivacco. Questo mi fa pensare che... Grazie. Questo mi fa pensare che probabilmente questi uccelli qui... niente, non ce la faccio a fermarlo dove voglio io. Basta fare così. Ci riguardiamo questa scena per la 12ª volta. Poi in realtà con questo concludiamo questa analisi preliminare. Ecco. Questo qua è lo stesso di prima. E mi sembra... Ah, vedete, questo tra l'altro è il simbolo dell'ascensione. Mi sembra, voglio vedere, che questo qua sarà il popolo degli zonai, quindi delle specie di super piccioni. Un frame dietro, sì. Mi sembra che questi saranno il vero popolo degli zonai. Qua vediamo il ritorno in superficie. Approfittiamone per vedere se c'è qualcosa che si vede sulla mappa di... Volevo... più da qua, per vedere se si vede qualcosa di dell'Irule sud. Ok, quindi ci butta di sotto. Non saprei dirvi così a occhio se c'è lo stesso design. C'è un segnalino sulla mappa. I segnalini poi li vado a vedere, mi andrò a vedere tutte le cose. Là c'era qualcosa, là in fondo, però forse è semplicemente il Monte Morte. Là c'è del fumo che fa in su e in giù. Sì, lui sta passando la granata, Carbon Chiotto. E passando la granata, non abbiamo alzato i piedi, si incazza e ci tira giù. Là c'è l'uccello nemico che avevamo visto nei trailer precedenti. E là ci sono questi oggetti qui, secondo me sono tutti da combinare. Riguardiamoci la gadgettanza, perché c'era un frame interessante della Limited che mi sembrava notevole. Tra l'altro, seconda console Switch OLED nella quale personalizzano anche la grafica della Switch, grazie al cielo. È qui che c'è questo pallino
giallo che ci sarà da capire a cosa è collegato. Comunque il potere di riferimento secondo me sarà quello di questi zonai. Io farò un po' di analisi in, a casa, farò i compiti per casa. Settimana prossima, giovedì, vi porto la Switch, andiamo su Breath of the Wild a vedere il tempio degli zonai. Assolutamente. Qua vediamo l'edizione in modello OLED. Anche qua vediamo, ora mentre si gira, la custodia. Il Pro Controller, vedete questo design. Particolarissimo. Veramente bello, veramente bellissimo. Lo voglio, lo avrò. E niente. Questo è tutto, secondo me, per quanto riguarda, sì, per quanto riguarda questo trailer, per questa prima analisi. Comunque siamo in live da 55 minuti su un trailer di 13 minuti. Allora, a livello tecnico, ripeto, quello è il gioco finito. Va e va bene, non ho dubbi su questa cosa. Non riprendo il commento di Stefano, non si è mai visto un gioco Nintendo, a parte i Mario 3D vecchi, che non vada. Penso che questo gioco non sarà eccezione. Penso che sarà un gioco estremamente valido, estremamente fluido. La storia, secondo me, dovessi fare una bet, girerà intorno a Ganondorf che si risveglia, come abbiamo visto nel secondo trailer, quello che andremo a rivedere adesso in chiusura di live. Vediamo se c'è qualcos'altro che hanno pubblicato. Ok, hanno pubblicato semplicemente il minutino finale, quello del trailer della Switch OLED. Io vi riprendo il secondo trailer. Aspettate un secondo, buono. E con quello, questo ve lo metto proprio a chiusura della live. Secondo me ci sarà risveglio di Ganondorf all'inizio, con quell'esplorazione con Zelda. Succede del canaio, si rompe il braccio di Link, gli zonai glielo aggiustano, e da lì parte questa avventura che grazie al potere degli zonai, forse addirittura 80, o si torna indietro nel tempo per cercare di fermare Ganondorf, perché sennò non c'è altro modo, o qualcosa del genere. Comunque ci sarà un viaggio temporale, o in avanti o in indietro, per cercare di fermare Ganondorf. E lì l'avventura. Ipotizzo che ci saranno dei colossi sacri, dei sacrari nel cielo, alla stregua di Breath of the Wild, perché c'era un segnettino sulla mappa. Secondo me quelli sono i sacrari, i nuovi mini dungeon. Ci sarà la stessa struttura con dungeon grandi principali, che potrebbero essere sottoterra, magari, per sconfiggere alcune fonti del potere di Ganondorf, e i sacrari che saranno invece su nel cielo, perché i sacrari di Breath of the Wild non hanno più senso. E da lì poi la possibilità di andare a sfidare Ganondorf in un combattimento multistage come ai vecchi tempi. Detto ciò, noi ci vediamo giovedì 6 aprile o 7 aprile, 6 aprile credo. Ci vediamo giovedì 6 aprile. Analisi profonda su tutto quello che è uscito. Andiamo a vederci il tempio degli zonai su Breath of the Wild. Se avanza tempo ci facciamo qualche altro giretto nella mappa di Breath of the Wild e vediamo un po' cosa scopriamo. Se ci sono cose che volete vedere, che volete segnalarmi, fatemelo sapere, scrivete su Radio Echo, scrivete a me, e ci andiamo a vedere queste cose qui su Breath of the Wild. Se trovo qualche altro particolare sugli zonai, ve li preparo e ve li faccio vedere. Detto ciò, ragazzi, vi metto il trailer. Eccolo qua, tra l'altro ve lo metto senza di me. E ci vediamo direttamente la prossima settimana. No, Siri, nessuno ti ha chiesto un parere. E ci vediamo direttamente molto presto.
Avanzate, creature dell'ombra. Usate il potere che vi ho donato. Spazzate via chiunque osi opporsi al mio volere. Massacrateli senza pietà! Temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Ti prego, donagli il tuo potere.